ridicolo, cioè qui stiamo pe il peggio del peggio, gli andrà via la voce, guarda giù là, la... oh signore santo, non ci posso credere, lui Ninna e anche lui Ninna, questo è il look della madre che aspetta i figli che tornano col pulmino, cioè Bellissima! C ho proprio pudore, ragazzi! Neanche un minimo di pudore non ce l'ho proprio. Con le ciabatte: avete come fermo il mouse? Ok, e avete visto quella bella immagine di me con le ciabatte, la mia bellissima felpa dell'elfare club di Stranger Things, fantastica. L'ho presa da HM. una delle cose che ho preso per potermi vestire quando ero a Perugia. Eh, periodo da dimenticare e eh, niente. Oggi è stata un po'... oggi e ieri sono state due giornate un po' mh, eh, non monotone, però comunque eh, monotematiche nel senso che sono stata praticamente tutto il tempo a eh, guardare Adriano, a occuparmi de, di lui e a eh, fare un po' di faccende di casa. Per cui eh, non, ho potuto, eh, cioè non ho potuto, non avendo fatto niente di che, non mi sono manco detta ok. Ehm, cioè, registro che registro non registro niente perché non abbiamo fatto nulla e stamattina praticamente uguale perché stamattina sono dovuta andare a fare delle commissioni sempre per la scuola dei miei figli eh, e ehm, poi siamo stati a fare eh, a, al bar un attimo io e mio marito a prendersi un caffè e un cappuccino e poi siamo tornati a casa a pranzo quindi veramente non abbiamo fatto niente di che e infatti vi ho fatto mi sa due mini registrazioni che stavo dentro al comune a sbrigare questa faccenda e poi di un pezzo di uh, mentre camminavamo io e mio marito che tornavamo a casa all'ora di pranzo insomma e mi sa che ho fatto anche una mini registrazione del pranzo vabbè comunque tutte queste mini registrazioni è per farvi capire mh, quello che faccio <ride> nel senso e se non mi metto come sto facendo adesso a parlarvi eccetera è perché sto facendo delle cose e Farvi queste mini registrazioni della mia giornata è proprio per farvi vedere quello che faccio, quindi una giornata normalissima ehm, senza niente di particolare. E Aurora e Alessandro sono tornati da scuola, adesso Aurora, purtroppo, Aurora, purtroppo si è rimessa a fare i compiti perché ieri, praticamente, non ha avuto tempo. Calcolate che stamattina. Stamattina dopo che ci siamo alzati e tutto che mancava un quarto d'ora che passasse il pulmino per portarli a scuola, lei eh, si è ricordata grazie alla sottoscritta che gli ho tirato fuori il libro di storia perché doveva ripassarsela, che non l'aveva ripassata ieri, eh, praticamente mi sono accorta che non aveva fatto delle schede di storia e quindi si è fatta storia stamattina in dieci minuti prima che arrivasse il pulmino quindi cioè, calcolate come stavamo ieri. Stamattina così eh, quindi sono arrivati oggi, cioè nel senso, sono arrivati, ehm, sono arrivati adesso, e, eh, però si deve mettere a fare i compiti per domani, quei due compiti che c'aveva da fare perché ieri non l'ha fatti. E invece, Alessandro sta invece, Alessandro sta giocando di là e Adriano dorme sulla sull'altalena, insomma sulla dondolina. E è tutto qua, niente di che. Eh, cioè, vi dico che quando non, non vedete, eh, vedete che ci sono dei giorni che non carico video. È solamente perché non faccio niente di particolare, quindi mi sembra altamente inutile farvi eh, dei video dove io non faccio assolutamente niente <ride> e quindi. Uh, oggi invece sto girando perché stasera uh, Samuele vuole fare la pizza e uh, visto che è una pizza comunque molto buona, quella che fa lui, uh, ho deciso di farvela vedere così magari ve la spiego un pochino e poi voglio farvi vedere come la cuociamo noi perché noi la cuociamo nel forno quello dell'Ariete, quello proprio per le pizze e, um, e quindi ve lo voglio far vedere perché secondo me um, per chi ancora magari non lo conosce o non l'ha provato o non l'ha comprato o ha intenzione di comprarlo, anche, anche solamente anche non necessariamente quello dell'ariete, eh, anche altri fornetti. Tanto comunque il processo è lo stesso: il processo di cottura cambia solamente la marca. Um, Almeno potete vedere eh, come funziona, come viene la pizza, quanto tempo ci mette, eccetera. Perché noi da quando ce l'abbiamo, praticamente, non abbiamo più usato il forno per la pizza. Quindi bando alle ciance, e adesso Samuele è al lavoro. Quando torna, eh, vi faccio vedere com'è la pizza. Che devo dire! Il pasta era pronto! Dai, ma l'idiota! Allora. No. No, ovviamente precisiamo una cosa che stiamo già a questo punto perché io stavo dormendo con Adriano sul letto, lui è arrivato a casa e ha cominciato. Non mi ha detto niente. Non so se vi ho detto qualcosa prima. No, no non ho detto, ho detto niente. Non allora, di eh, intanto come è fatto l'impasto, con che cosa? È Farina, manitoba 50%, in tutto è un chilo di farina, 50% manitoba e 50 per cento 1 macinatura 1 prima l'ho e, e, idratazione al 75 per cento quindi per un chilo di farina 750 g di acqua ok e circa 3 g di, di lievito e io ci metto l'olio lo metto praticamente a occhio diciamo tra tutto un paio di cucchiai d'olio uh -huh. E sale un paio di cucchiaini colmi mm. un paio di cucchiaini colmi di sale e faccio l'impasto se fa tutto l'impasto eh, circa 10 minuti di impasto a mano una cosa e un'altra e poi 15 minuti di riposo le pieghe poi 10 minuti di riposo le pieghe 15 minuti di riposo le pieghe una volta che l'impasto ha fatto la sua maglia glutinica come dicono gli esperti che è diventato tutto bello liscio e compatto se mette in frigo eh, circa 10 12 15 ore 20 ore dipende da voi ognuno fa un po come vuole io di solito sulle 15 ore oggi verso le 4 l'ho messo in frigo ieri sera alle 11 oggi verso le 4 del pomeriggio l'ho tirato fuori e l'ho lasciato lievitare a temperatura ambiente circa 2 ore adesso sto facendo i panetti i panetti sono di circa 260 280 grammi Ogni panetto è una pizza tonda praticamente, una classica pizza tonda. Quindi stasera abbiamo 5 pizze? No, ce l'abbiamo ancora. Ah, perché non ha... Ah, ma è no. qua! Per un chilo di impasto ah, ecco. ci vengono okay. circa 8 panetti. Ok. Circa 8 panetti, 7-8 panetti, dipende da quanto li fate grandi. Si Vabbè. fanno i panetti e li lascio lievitare per almeno un'altra oretta. Anche un'oretta e mezza, diciamo fino a verso le 8, okay. e poi niente. Stendo con semola di macinata, e condisco e cuociamo con l'ariete 909. Eh, vabbè, dopo eh. lo facciamo vedere l'ariete, già l'ho detto perché fa cottura 4 minuti e eh. cuoce la pizza quasi vabbè, come dopo quasi lo come vediamo form... direttamente all'opera, ok? Questo Ad è dopo. quanto a dopo, allora. Margherita, mia, di Alessandro, Aurora sta mangiando uh, tonno e cipolla, e cipolla. ci siamo scordati deve farvela vedere insomma, però questa è la margherita di Ale, che, che scoppia, che scoppia, è bollente sto aspettando sì, che si fredda dopo, un pochino, 5 minuti prima stava scoppiando, mm. questa è la mia pizza, sì c'è una marea di, di aglio sopra ma a me piace, e alla marinara, senza capperi perché non mi piacciono i capperi e non mi dite con le alici perché quella con le alici è la Napoli, non è la marinara. Eh e lui eh, si è fatto la pizza con la salsiccia e mozzarella di bufala. E mozzarella di bufala. Tanta salsiccia, tanta mozzarella. Di bufala. Esatto, tanta salsiccia, tanta mozzarella di bufala. Qui lui sta cercando di dormire e lì c'è il casino che poi sistemeremo a notte fonda. <ride> E buon appetito. Vedete come viene bene? A parte il bruciato qua che a me però piace. A me però vedete come viene? A me piace che viene un pochino alta. Che non viene una sottiletta. Allora questa è di Samuele. Cioè solo a guardarla viene fame. Eccola qua. Cioè guardate. Mamma mia. Cioè queste sono le... Le riprese, quelle che fanno proprio venir fame. Buon appetito!